Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo con il torneo. Oggi faremo ottavi e quarti e quindi state sintonizzati, guardate tutto il video per vedere dove arriveremo e se riusciremo ad accedere alla semifinale. E soprattutto se riuscite a superare gli ottavi, perché è una cosa comunque da non escludere. È vero che siete molto forti e comunque beccherete una squadra che avete già affrontato in fase di qualificazione e che avete espugnato in maniera abbastanza facile, diciamo. Però le partite poi dopo bisogna vincerle sempre sul campo. Sì, certo, sicuramente non sarà facile, sicuramente daremo il massimo per riuscire a vincere questo torneo e quindi niente. Sì, allora la prima partita sarà contro la Ceres. Te nella fase gironi non sei riuscito a trovare i gol contro di loro. Tra l'altro hanno dimostrato di avere anche un ottimo portiere e anche una discreta fase difensiva. Pensi di riuscire a trovare oggi? Sì, ci proverò. Però come già detto, alla fine l'importante è vincere. Voglio vincere il torneo. E quindi è la cosa più importante. Il gol poi se viene meglio. Dove ti aspetti che possa arrivare la tua squadra in questa fase di eliminazione diretta? Ma, cioè, per adesso, per come abbiamo visto le altre squadre, per noi possiamo benissimo arrivare fino in finale e poi giocarcela. Però vediamo, come hai detto, tutte le partite si devono giocare sul campo. Poi queste partite durano poco, durano 20-30 minuti, quindi se si mette storta poi è complicata e quindi niente, si vede sul campo. Eh sì, ci vuole sempre grande attenzione. Noi adesso direi che possiamo prendere posizione. Io come sempre vado adesso in telecronaca davanti alla telecamera. Anti invece riprenderà la tua partita. Vediamo appunto come giocherai. Ciao Fabio, ciao, e buona partita. Mister importante mi hanno detto, tra l'altro, perché è allenatore del Cesena, giusto? Quindi no. Non vorrei fare... No? Come no? Sì, come no? È umile. Rimane umile. No, io ho fatto con i ragazzini quest'anno. Ho lavorato con i ragazzini. Secondo della prima squadra. Un mister umile. Da due quest'anno. Mister soprattutto umile. Però forte, giusto? Sì, molto forte. Al torneo di Natale di solito fa la differenza. Qual è il più difficile, il torneo di Natale o questo qui, secondo voi? Questo non è facile. L'anno scorso è stato difficile, veramente. Però abbiamo fatto la differenza. Quest'anno si punta a vincere. Nonostante abbiamo un anno in più e un addio al celibato in più. E non è poco. Sì, assolutamente. Non è poco. E anche il mister è più vecchio, quindi... Adesso domani mi faccio aiutare da Beppe Margiotta, però. Domani abbiamo secondo allenatore che... Non ce la faccio a tenere tutte le partite. Senza vice non ce la fa. Non ce la faccio. La scelta è difficile. Siamo in troppi. Sicuramente siete in 7-8, giusto? No, quanti sei? 7? Un nazionale che nazionale, non è facile, perché comunque mercoledì ha un impegno con la nazionale. Sì, ha un impegno con la nazionale mercoledì. Non stai scherzando, San Marino. Infatti è il nostro capitano, l'unico internazionale della squadra. Abbiamo un giocatore importante, sì, mi hanno detto l'unico profilo internazionale dall'altro di questa squadra. Giochi dove? Diccelo tu. Fiorentino e per la nazionale sammarinese di futsal. Tanta rimane roba. Rimane umile, ma diciamo, fondamentalmente è umile. Tanta roba. Comunque ha vinto una serie C1. Ho vinto una serie C1, è vero. Sì. In campo. Dopo ha fatto la differenza a Mykonos. È vero. Non male. Il viaggio di Troia a Mykonos. A Mykonos ha fatto Presidente la differenza. Cosenza. Ma quanti gol hai fatto a Mykonos? Ma ha fatto la differenza. Pochi come al solito. Pochi come al solito. Ma hai preso il palo tipo contro il Fucecchia all'andata. Palo. A porta vuota palo. A porta vuota ha fatto un palo. Perché il mister, i pochi anni che abbiamo fatto insieme, mi ha insegnato l'umiltà. Perciò c'era la porta vuota, ho detto non posso fare gol. Quindi l'unica cosa, tu prova a pensare l'anno che ho avuto questi soggetti qui, si è riusciti a vincere una C1. C1 ne manca uno che non c'è, che dov'è Jack Tosi? Ma si sarà fatto male la caviglia, sarà ma c'è da dire che con C1 un anno così non è facile, con quello che io ho battezzato il maestro si può solo imparare. Ivan Pozzi, grande. Se vai maestro Miyagi, cioè proprio stai registrando? Sì, credo sì. Ciao. Allora ragazzi, come vedete stiamo indossando le maglie Fabio Di Mauro Official con il nostro logo. Stiamo lanciando un contest in cui per ottenerle dovrete scaricare l'app Dice Dream. Spiegaci tu un attimo come ottenerle. Assolutamente, innanzitutto ringrazio il mio grafico di fiducia Crista Maiocco per la progettazione delle maglie. In secondo luogo, per poter vincere anche voi le maglie Fabio Di Mauro Official, cosa dovrete fare? Semplicemente scaricare l'app Dice Dream, aprire l'applicazione, andare sul menu a tendina in alto a sinistra e fare uno screen che dimostra il fatto che voi l'abbiate scaricata e siate correttamente loggati con il vostro profilo utente. Ci mandate questo screen direttamente su Direct al profilo di Fabio. Tutto molto semplice, dopo noi sorteggeremo uno di voi che riceverà personalmente a casa la maglietta di Fabio Di Mauro Official. Scaricate Dice Dream, link in descrizione. Scaricatela! Allora è tutto pronto e si parte per la prima partita di giornata, nonché ottavi. Allora, giocheranno di nuovo con la Ceres, squadra che ha vinto appunto il primo turno. Piove, campo bagnato, questo favorirà sicuramente anche un po' lo spettacolo. Vediamo. Palla cash in out, vediamo subito una scivolata piuttosto lunga da parte del numero 2. Conti. Palla verso Ercolani, appoggio verso Fabio che tenta il mancino ma subito una risposta da parte del portiere che ieri tra l'altro si è presentato come uno dei migliori di giornata. Dentro cerca Pozzi, non lo trova. A terzo angolo quasi consecutivo per la Gugliese. Conti va su mancino, tenta il tiro, colpisce Ercolani, palla adesso che termina fuori ma la rimessa è a favore della Ceres.
Fra, adesso la Ceres prova a costruire ma lo fa male. Raccoglie Fabio, palla per Pozzi, che ha anche spazio davanti a sé. Trova Ercolani. Fabio da ultimo, gestisce. Conti. Apre da Pozzi. Trova Ercolani tra le linee, si prova a girarsi, poi lascia Pozzi che va su Mancino, lo trova! E realizza il primo gol di giornata. Ivan Pozzi va avanti la Gugliese con il suo numero 9. Erano già diversi minuti in cui la Gugliese cercava il gol e lo ha trovato, appunto con uno dei più grandi giocatori di questo team, anche ieri si è dimostrato come tale nella fase di qualificazione. Pozzi, Ercolani, Fabio sul corto riceve, apre da Ivan Pozzi, Ercolani, non trova Conti, chiede scusa, ma adesso la Ceres ha una grande occasione con la ripartenza da parte numero 4, chiude Conti e arriva il portiere Mirko Rinaldi, impresa. Calcio d'angolo, battuto da Ercolani, trova Fabio che pensa a Mancino, lo fa partire, Murato, ribattuto, poi Fabio va sempre a intercettare il pallone con il petto, non secondo il direttore di gara, Fabio comunque non sembra dare cenni di protesta, pensa al tiro, apre da Fabio, anda Ercolani, ancora Ercolani, in mezzo, due maglie avversarie, Ercolani, palla che rimane lì, attenzione, il 4 ci mette una pezza spedendo il pallone in angolo, altra grande occasione però per Ivan Pozzi. Alto e attenzione perché ci sono i presupposti per recuperare questo pallone, Ercolani lo raccoglie e calcia. Buona parata del portiere, si va lì con Conti, ancora dentro Ercolani, ora può ripartire la Ceres, attenzione perché è un 2 contro 3, rinviene Fabio, recupera il pallone con l'ausilio del campo che fa scivolare l'avversario, Fabio sguscia via, si alluga anche lui troppo il pallone. Fabio va in pressing, Conti anche, palla lunga, Pozzi recupera, prova ad andare via Pozzi, sempre con eleganza, Pozzi in mezzo a 2, non ce la fa passare quindi. Palla persa. Pozzi insiste, attenzione Pozzi, in mezzo verso Fabio e salva tutto sulla linea o poco o lì vicino, appunto il numero 4, grande occasione per Fabio che non è riuscito a calciare vicino, ora ci riprova, è bello riflesso da parte del portiere. Due grandi occasioni per Fabio nel giro di poco tempo, provato prima trovando l'intercetto da parte del difensore e ora da parte del portiere, Conti cerca il sinistro e lo trova, anche riflesso da parte del portiere, si rimane sull'1-0 ma iniziano a diventare tante le occasioni per la Gugliese. Ivan Pozzi, Ercolani, non trova il dribbling, non riesce a passare, allora quindi può ripartire la Ceres con il suo numero 8. Palla per l'11 che deve proteggere. Il direttore di gara vede un fallo, non ho visto un contatto così netto, però comunque il fischio ci può stare. Poi chiaramente sono due prospettive diverse. Allora occasione per la Ceres, a pochi metri comunque dalla porta di Rinaldi. Allora in barriera il portiere sistema Ercolani e Conti. Il numero 8 sempre intenzionato ad andare al tiro, però ha anche una soluzione interessante sulla destra, dove si posiziona il numero 15 vicino al primo palo, sul secondo invece ci va il numero 11. Allora parte il numero 8, calcia di punta, colpisce Pozzi, palla che rimane ancora lì, insiste il numero 8, pressato da Rinaldi, si rimane sui pressi, nei pressi della difesa della Gugliese, che adesso però recupera il pallone. Ivan Pozzi prova a salire, trova Rinaldi, lo scarico sempre per Pozzi che apre sulla sinistra da Ercolani che cicca lo stop, palla che termina in out. Rimessa per la Ceres, il tiro in porta, Murato da parte di Cristoni, anche lui aggiunto nel roster appunto per questa fase finale. Altra occasione però per la Ceres che va direttamente in porta, Rinaldi para, attenzione occasione sulla respinta, ancora Rinaldi che colpisce, che meno, subisce un colpo. Quindi punizione per lui e per la Gugliese che adesso deve e può risalire il campo. Ivan Pozzi. Rinaldi. Da Conti trova in verticale Cristoni che cerca e trova il dribbling ma non l'apertura verso Pozzi. E quindi si può ripartire ancora per la Ceres che sta trovando più spazi in questa fase della partita. Conti commette fallo. In questo caso secondo me ci sta. Trovato l'avversario, non il pallone. L'arbitro mette anche mano al taschino. Era pronto il tiro, che verso la porta, forse ha toccato Rinaldi, infatti è così, deviazione e calcio d'angolo, nel frattempo ci siamo coperti con l'ombrello perché la pioggia sta diventando problematica, tanto calcio d'angolo, corto dall'11, Pozzi tocca e rischia di mettere nei guai il portiere che non sembrava nella traiettoria data la punta di deviazione ravvicinata del numero 9, altro calcio d'angolo per la Ceres, palla per il 15, anche in questo caso non trova lo stop con la sola che è veramente difficile da compiere in questo tipo di campo e appunto con il pallone che scivola. Numero 8 va dall'11, Conti va pressing su di lui, apre verso l'8, palla insidiosa, Cristoni la recupera, Cristoni va verso la porta e Conti
La mette dentro lui per il raddoppio. La Ceres perde un pallone pericoloso in una zona in cui non va perso. E ne approfitta Robby Conti, ma ottimo il lavoro da parte di Cristoni che si presenta con un assist. Rientra anche Fabio al posto di Robby Conti. Fabio, il verticale da Cristoni. Si propone in mezzo Fabio, servito invece Pozzi! Ed è doppietta per Ivan Pozzi, ancora assist da parte di Cristoni. Ivan Pozzi realizza la sua doppietta personale, altro bel gol. Tiro potente, angolato, preciso. Ceres, in questo caso, ancora una volta forse colpevole, non esce con i tempi giusti sul proprio avversario. Ora si porta sul più 3, che va via e subisce ancora fallo. Questa volta sempre da Cristoni. E adesso la punizione è sempre ravvicinata, sempre pericolosa, la Ceres potrebbe accorciare le distanze da lì. Allora punizione per la Ceres. Tiro verso la porta, colpisce Fabio, pare che rimane lì, e ancora Rinaldi, bravissimo sulla ribattuta a rimanere lì e a coprire il più specchio possibile. Palla corta, ci prova il 4, palla che passa in mezzo alle gambe di Cristoni, ma che non va verso la porta. Risultato che rimane sul 3-0. Ancora Rinaldi, palla in verticale, interessante, controlla Cristoni, palla che rimane lì e Fabio insacca. Il gol che vale 4-0, altro ottimo lavoro da parte di Cristoni. E dunque, ora i giochi iniziano a farsi veramente complicati per la Ceres. 4-0 realizza anche Fabio, il suo primo gol di oggi. Nonché, se non vado errato, il sesto in questo torneo. Prova ad andare via la Ceres, ma non riesce con Cristoni che recupera. Cristoni al destro! Questa volta para il portiere, che non penso stia facendo la prestazione brillante di ieri, però sicuramente... Fabio chiude, attenzione perché adesso può andare uno contro uno. Fabio verso la porta, la para il portiere. Buona iniziativa da parte di Fabio, non ha calciato forse nel migliore dei modi. Trova la porta ma non il gol e non la doppietta. Toschi. Fabio. Fabio cerca una palla per Cristoni che c'è. Poi il numero 11 cerca un colpo di tacco improbabile che non passa. Però è calcio d'angolo per la Pugliese. Rinaldi in mezzo, trova Fabio col mancino. Trova la difesa avversaria che mura il tiro. Toschi, fascia destra, pensa alla conclusione, la trova e secondo me c'è stato il tocco da parte del portiere. Infatti mi sembra che il direttore di gara abbia indicato il calcio d'angolo. Buona parata da parte del portiere. Fabio si propone sul corto, poi Toschi. Ancora Luca Rinaldi. Cristoni. Numero... Poi recupera il pallone che stava perdendo e adesso ha più spazio e calma. Serve Toschi che è mezza due, Toschi va via. Toschi subisce fallo e allora, anzi no, si prosegue. Cristoni, palla in mezzo verso Toschi. E qua arrivano anche le prese in giro da parte di Conti e Pozzi. Sì, colpisce il nulla, in questo caso Toschi se la ride anche lui. Era una bella occasione che lui non è riuscito a sfruttare. Manca l'appuntamento con il gol ma anche con il pallone. Cristoni va sul destro, chiuso, poi potrebbe raccogliere Fabio che decide di non uscire, quindi si può ripartire con la Ceres che dall'altra parte 2 contro 3, il tiro del 5, palla che arriva poi nei pressi dell'11, Fabio chiude, quindi si può ripartire con Toschi. Allora contro contropiede con Toschi che va verso la porta. Toschi cerca una soluzione, non la trova in Cristoni e il match termina qui. Il risultato dice 4-0 per la Pugliese. Dunque passa il turno la Pugliese, affronterà poi nei quarti. Vedremo chi. Insomma, partita comunque abbastanza facile, si può dire. Livello sempre basso, avete già affrontato la Ceres. Forse sono dimostrati ancora peggiori rispetto alla partita del girone. Sì, vabbè, diciamo che li conoscevamo già da ieri. E siccome anche loro sapevano che avrebbero perso. Cioè, sapevano che noi eravamo un po' più bravi di loro. Quindi, siccome sono partiti già un po' demoralizzati. E quindi, no, dai, è stata una vittoria abbastanza facile, però... Adesso vediamo com'è la situazione perché non mi va molto di giocare se piove molto. Questa è la situazione, ci stiamo proteggendo dalla pioggia incessante. Eccoci qua, tutti quanti qua sotto. A breve ci saranno i quarti di finale. Quanto siete belli, mamma mia. Siete proprio una bella squadra, posso dire poi. Eccoci dunque nel post partita della prima gara, vinta 4-0. Tra l'altro hai trovato il gol nell'unica partita in cui ieri non l'hai trovato, ovvero contro la Ceres. Com'è stata questa partita e com'è stato giocare sotto un clima di questo tipo? Sì, è stata una partita strana, ma dai, è andata bene, dai, abbiamo vinto. Diciamo che, come detto prima con Fre, secondo me sapevano già il nostro livello e pensavano più che avrebbero perso, secondo me. Quindi è andata abbastanza in discesa, non abbiamo avuto particolari difficoltà, secondo me. Anche tu abbastanza in gestione, stai riservando le ultime
ultime energie in vista del finali dei quarti. Sì, pensiamo partita per partita. Una vescica al piede. Ah? Adesso ho messo un cerotto, una vescica al piede. Ah, sta cercando i soliti alibi di Fabio Di Mauro. Sì, avevo un po' male, però vabbè, ho messo un cerotto, adesso va meglio. Detto questo, come hai visto la partita? Adesso temi la sfida dei quarti? Non so contro chi siamo, non so gli avversari, però cioè, non temiamo nessuno, non torniamo così per divertirci, magari se riusciamo a vincere meglio. Allora tutto pronto, si parte per il quarto di finale, subito ci vuole il Paraguay e si prende tra l'altro anche una... No, adesso sì, la rimessa laterale se la prende con Rinaldi che spedisce in out. Entrambi con casacche rosse, diciamo che comunque si capisce per le tonalità. La rimessa laterale per il Paraguay. Palla dentro, attenzione, è l'uscita a vuoto da parte di Rinaldi. Conti spedisce in out. Primo impatto, comunque sembra una partita che potenzialmente potrebbe dare spettacolo. Palla in mezzo, palla che poi passa, raccolta da Fabio. Ercolani prova a prendere metri, raccoglie il 99, la finta, gestione, corto poi da 71 che va ora a proteggere il pallone da Fabio. Lo scarico sbagliato, in out. Arriva qui da Roby Conti. Che batte da Pozzi. Ancora Conti, riceve, apre sempre dalla zona di Ivan. Fabio si apre sulla sinistra, riceve Ercolani ma viene anticipato. Segnalato però un fallo proprio sul capitano e quindi punizione per la Gugliese. Ora pronto la battuta il numero 7. Due uomini in barriera. Parte Roby Conti e la palla passa in mezzo alle gambe ma c'è la deviazione da parte del numero 11 e quindi si riparte dalla bandierina. Ci prova il 99. Salta secco Fabio, tiro verso la porta che non viene però trovata. Ottima la giocata però da parte del 99 del Paraguay che si è creato lo spazio per calciare ma non ha realizzato il gol del vantaggio, risultato che permane sul punteggio di 0-0. Allora Ivan Pozzi, Conti, apre bene la Cristoni che sbaglia lo stop, peccato perché ha tanti spazi e tanti metri a disposizione. Non controlla bene, palla che termina fuori. Poggio corto. Cristoni commette fallo, è anche abbastanza evidente. Brutto tackle da parte del numero 11. Punizione per il Paraguay, fallo netto in questo caso. La punizione per il Paraguay che va verso la porta, anche in questo caso non la trova, ma insiste la squadra in casacca rosso-bianca. Pozzi apre da Conti, Fabio si apre sulla destra, Conti non può riceverlo. Pozzi cerca la verticale, non la trova e poi la conclusione da parte del 71. Segnalato un calcio d'angolo, ha toccato evidentemente il portiere, forse qualche altro giocatore. Onestamente non ho visto la deviazione, però si riparte da lì, si riparte dall'angolo. Ivan Pozzi, Roberto Conti ci va sul destro, calcia verso la porta, palla che termina fuori. Colpita anche la telecamera. Sì. 99, tocca il pallone che tiene in campo il 3, non riesce però a indirizzarlo come vuole, quindi ancora Rinaldi da Pozzi, si muove Fabio tra le linee. Pozzi non ha tante soluzioni, deve andare da solo, lo fa bene, attenzione Ivan Pozzi che cerca l'interno, lo trova, poi deve aprire, deve giocare il pallone, lo fa da Roby Conti. C'è Fabio aperto che prova a servire Roby Conti, trova la deviazione, la rimessa laterale, ma adesso gli spazi si aprono. Roby Conti, palla da Cristoni, lascia Fabio, tocco interessante ma un po' corto, Fabio non riesce a ricevere, adesso va in pressing, attenzione perché adesso può anche ripartire il Paraguay, lo fa con il numero 3 che va verso la porta, attenzione a Rinaldi che sbaglia un po' la tecnica di parata ma ritrova il pallone tra le mani, la cosa più importante. Adesso però il Paraguay ha un'altra occasione, sempre con il numero 3, l'11, riceve tanto spazio, lascia corto a 71, Conti legge bene la situazione e adesso è 2 contro 2, Conti può andare verso la porta, la rabona. La battuta, la rimessa, Pozzi legge bene e attenzione a questa situazione. Pozzi va via, può andare al tiro, Pozzi allarga verso Conti. Palla che non passa, però rimessa. Fabio riceve, cerca poi il pallone di ritorno per Pozzi, ancora Fabio, può andare al tiro, Fabio! Se la trova tra le mani il portiere e poi Cristoni se la va a riprendere regolarmente togliendola dalle braccia che trattenevano il pallone da parte del portiere del Paraguay. Rinvio lungo. Controllo del 71, Fabio va su di lui, riesce a contenerlo, poi palla allargata ma male dove c'è Ercolani che raccoglie, prova ad andare via, non ci riesce, quindi il 3, bravo Pozzi, ancora una volta a leggere la situazione, poi Fabio apre da Ercolani, Ercolani dentro da Conti, Conti verso Fabio, bella azione, bel contropiede da parte della Gugliese, la sblocca Fabio, ma sull'asse Ercolani, Conte, Fabio non può fare niente, in questo caso il Paraguay. Fabio segna e lascia il campo,
Questo era un match che era molto difficile da sbloccare, comunque in grande equilibrio. Ha avuto prima, poco fa, una grande occasione Fabio, adesso il match lo sblocca lui. E quindi 1-0 per la Gugliese. 99 prova ad andare via. Non trova sbocchi, non trova spazio. Ora sì, bella l'iniziativa da parte del 99 che poi cerca il tiro. Lo trova, ma trova anche il riflesso da parte di Rinaldi. Ma c'è il fischio del direttore di gara, la palla è uscita. Si riparte da Conti. Pozzi, palla verso Arcolani. Bella la giocata, almeno nell'idea, per Rinaldi. Passate dove volete, ragazzi. Grazie. Ercolani prende il pallone, poi forse si era toccata con un braccio, non l'ho capito, però il fallo secondo me c'era. E infatti si riparte con la punizione per i Paraguay. Allora ci prova il 71 che va verso la porta, tiro frettoloso che termina alto. Dall'altro Rinaldi che ha tanto spazio, troppo spazio, può andare al tiro, cerca Ercolani, non lo trova. Trova invece Conti che non riesce a stoppare il pallone con la suola, allora palla alzata. Pozzi sempre ben appostato, Rinaldi cerca di spedire il pallone più lontano possibile, situazione comunque insidiosa. Pozzi va da solo, apre da Rinaldi, Rinaldi ancora dentro da Pozzi, Pozzi verso Ercolani. È tutto troppo facile per la Gugliese, bella in questo caso la costruzione. Entrano praticamente in porta con il pallone e realizzano quello che vale 2-0. E Conti lascia il campo a Fabio. E allora 2-0, subito tiro in porta, ancora una volta però a desiderare. Fabio, tanto spazio ancora una volta, può andare anche l'uno contro uno. Preferisce non sfidare il 71, quindi Pozzi apre da Ercolani, c'è Fabio che cerca una zona centrale, servito, o almeno Rinaldi ci prova, ma non lo trova. Il 99 va via, cerca sempre il destro, lo fa partire, ma palla ancora una volta fuori. Tanti tentativi comunque da parte del Paraguay, che però fatica a trovare la porta. Pozzi Fabio, alza verso Ercolani, palla in una zona insidiosa. Raccoglie il Paraguay, 71 la spizza, non trova nessuno. Bravo Rinaldi a raccogliere, Ercolani va via. Trova lo scarico in Pozzi. Fabio, Pozzi, bello lo scambio, tanto spazio Fabio, che poi apre verso Rinaldi, lo scarico per Ercolani che calcia, la palla era per Fabio, non era un tiro, anche in questo caso si è optato per entrare in porta con il pallone, qua Ercolani poteva calciare, però effettivamente c'era Fabio anche libero, che secondo me forse ha stretto troppo il campo, che messa per il Paraguay. Rinaldi, fallo subito dall'11, fallo commesso da Toschi che è entrato in campo anche lui. Punizione per il Paraguay, che può riaprire il match comunque, sia per quanto si è visto fino ad ora, ma anche per appunto questa occasione che sta per arrivare con il numero 99, che comunque deve avere un tiro abbastanza potente. Finora non ha dimostrato di avere tanta precisione, però vediamo se questa sarà l'occasione giusta. Sempre Fabio ed Ercolani in barriera. Potenzialmente potrebbe ricevere il 3 e anche appunto l'uomo sul secondo palo. Infatti Rinaldi chiama Fabio in marcatura. O meglio sul primo palo. Perché abbiamo una telecamera in più. Parte 99, corto dal 3 che calcia verso la porta. Attento Rinaldi che para con il piede destro. Sventa il pericolo. Paraguay però adesso sale. Allora altra occasione per il Paraguay. Sempre con il 99 che questa volta colpisce male. Fabio raccoglie e va via. Fabio tu per tu. C'è anche Ercolani. Fabio va da solo. Lascia ad Ercolani. La tocca all'11. Fabio ha deciso di giocare questo pallone, non di saltare il portiere. Scelta che forse ci poteva anche stare, però è stato bravo comunque il numero 11 a frapporsi sulla linea di Ercolani. Fabio, Ercolani alza, palla non giocata benissimo questa, quindi può approfittarne il Paraguay. Ci prova il 71 sulla fascia destra, Fabio lo contiene. Gioco con le braccia e poi attenzione che Fabio forse la tocca anche involontariamente in testa nella caduta. Sicuramente non si è fatto male nel contatto, ma sì, appunto, cadendo a terra Fabio tra l'altro i tacchetti. Questo sicuramente non favorisce un contatto felice per il numero 71. Questo è sicuramente un brutto gesto da parte di Fabio, che dimostra tutta la sua rabbia interiore. Si sfoga così, un calcio in testa all'avversario. E allora si riparte. Ancora Fabio. Cerca e trova Ercolani, difende il pallone. Carica da Rinaldi che deve aprire, da Toschi lo fa. E qui ha tanto spazio Toschi. C'è anche Fabio sulla destra, servito ma non trovato da Toschi. Allora ripartenza 3 contro 2, ci prova il 71 che va nella zona dell'11. Deviato, Fabio raccoglie. Allora dall'altra parte 3 contro 1,
Fabio da Rinaldi, dentro Toschi! E ancora una volta Toschi da lì non riesce a indirizzare verso la porta, forse ci va con il piede sbagliato, ma altra grande ripartenza e ritmi molto alti in questo match. Verso Ercolani, palla che sembra indirizzata ad uscire, ma la tiene in campo il 99. Situazione un po' scomoda, infatti va dal portiere che deve spazzare, non trova il suo compagno, quindi Rinaldi! Palla sull'esterno della rete, simile al tentativo di Toschi. Palla ancora una volta che esce, ma non di molto. Questa è una situazione piuttosto difficile da gestire per il Paraguay, infatti non l'ha gestita bene. L'11 non trova spazio per i tre, Toschi capisce tutto, non riesce a ripartire, contenuto dagli avversari. Da Toschi, da Rinaldi, contatto fisico, tutto regolare, contatto di gioco, si va, Toschi. Fabio trovato da solo, davanti al portiere, Fabio la finta, Fabio Di Mauro, esterno della rete ancora una volta, terzo tentativo che non va a buon fine della Gugliese. Bravo a saltare il portiere, si è creato lo spazio per calciare, sbaglia la conclusione, Ercolani. È entrato molto bene in questa partita, sempre buon lavoro in fase di gestione del pallone. Fabio, palla difficile, gestisce anche bene verso Rinaldi e quindi Ercolani in controtempo. Palla che quindi va nella zona del 99, attenzione perché c'è l'11 da solo, Fabio deve andare su di lui. L'11 ci prova, bravissimo Rinaldi a raccogliere il pallone e ad avventarsi su di esso e a farlo suo. Va via Toschi, può andare verso la porta, Toschi! Eccolo che arriva il terzo gol del match. Quindi 3-0 realizzato da Toschi, che ci ha provato diverse volte in questo match e anche in questo torneo. E lo realizza lui, il numero 3. Si riparte con di fatto il match che in questo momento sembra andare nella direzione della Gugliese. Ercolani di potenza non riesce a contenere il 99. Attenzione anche Pozzi. Bella questa giocata da parte di Ivan Pozzi in telecronaca. Toschi. Ercolani. Perde il pallone. Attenzione il 99 che va verso la porta. Rinaldi ancora. Porta inviolata per lui. Altro intervento con il piede destro. Palla in mezzo, doppio tentativo, ancora Rinaldi, Fabio tocca, forse con un braccio, non lo so, però palla lunga. E dunque il match termina qui, risultato di 3-0, passa anche questo turno la Gugliese, partita che era anche abbastanza complicata, poi con il tempo si è risolta. Segna anche Fabio che è lui ad aprire il match con un bel gol, ma ha giocato bene questa partita la Gugliese, non era facile, appunto ha alzato anche appunto l'asticella, la squadra in casacca rossa. Bella comunque questa partita, penso la più bella che abbiamo visto fino ad ora per l'equilibrio che c'è stato, insieme tra l'altro anche sì, effettivamente anche all'ultima partita del girone. Hai fatto un bel gol comunque. Vuol dire che in generale avete giocato una bella partita, ho visto fare diverse belle azioni, mi sembra, come detto anche prima in telecronaca, che voi in questa partita abbiate alzato anche voi il vostro livello e abbiate appunto capito che l'avversario era un po' più difficile degli altri. Sì, si è alzato il livello degli avversari, quindi abbiamo agito di conseguenza, abbiamo costruito meglio. Magari prima cercavamo troppe azioni individuali, oggi invece, cioè questa partita invece è stati più concentrati, più calma. Azioni costruite meglio, quindi abbiamo giocato bene, dai. Tra l'altro hai avuto anche una bella occasione quando ti sei difilato sulla fascia, avevi saltato il portiere, lì errore di postura, ho colpito male il pallone. Allora, là devo fare la torsione del corpo ancora un po' più accentuata, secondo me è dato anche dal fatto che la palla comunque scivola molto, sì, e quindi è andata un po' più avanti del previsto. Per il resto sì, avversari abbastanza fisici, pensi che questa sia stata la partita più difficile, oppure magari è stata quella con il Real Bari? A livello di squadra, secondo me questi sono i più forti affrontati finora, però abbiamo giocato meglio, quindi diciamo che non, alla fine forse sono andati più in difficoltà con una squadra un po' più scarsa come il Real Bari. Eccoci Fabio, si è finita anche la seconda partita, i quarti di finale, siete riusciti a passare anche a questi, adesso c'è la semifinale, una delle partite più difficili, come arrivate? Sì dai, dobbiamo giocare come abbiamo fatto questa, abbiamo giocato bene, abbiamo costruito molte azioni, quindi no, dobbiamo continuare a giocare così. Hai qualche rammarico per qualche gol che non sei riuscito a fare oggi? Oggi più di uno ne avresti potuto fare. Sì, ne avrei potuto fare di più, l'importante è che alla fine l'abbiamo vinta, dai, abbiamo vinta abbastanza agevolmente. C'è anche il titolo di capocannoniere in questo torneo? Chiedo perché ho sentito delle voci prima. Ci potrebbe essere, ma tanto non è che si vincono soldi, quindi... No. Quindi è come se non ci fosse. Ah, ok. Però magari vinci la Coppa. Vabbè, la Coppa. Tra l'altro Pozzi penso ne abbia fatti di più, però. Non lo so, ma vabbè. Allora noi ragazzi vi ringraziamo per aver visto questo video fino alla fine. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Siamo quasi a 100.000 iscritti, quindi ragazzi iscrivetevi al canale. Come sempre non fate mancare il vostro supporto, lasciate tantissimi mi piace al video, commentatelo. Quindi ragazzi rimanete sintonizzati per seguire come andrà a finire questo torneo, per rimanere appunto aggiornati. Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.